Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video qui sul canale Passione Lavoratori. Benvenuti e bentornati a Domenica con Passione Motori. Il video di oggi è veramente speciale perché è una cosa che io non ho mai fatto. Diciamo che è un test. Nella vita di un videomaker capita di fare video, poi accorgersi che non sono belli quanto si volesse. Ci sono tante varianti. Il video alla fine non lo butti perché dici ci ho fatto indietro una giornata di lavoro, lo tieni lì. Diventa vecchio e dici vabbè, buttiamolo. Per non buttarlo ho pensato di farvi entrare un po' nel backstage di Passione Motori per farvi vedere quali sono quei video che io ho fatto, che ho lì e che andrebbero buttati, ma non perché sono una schifezza totale, ma perché a me personalmente non piacciono oppure non rispecchiano più il format che io vi voglio portare. Cosa facciamo noi oggi? Li guardiamo e li deridiamo. Sostanzialmente. Prima di partire, come al solito, vi ricordo di seguirmi su Instagram Passione Motori e di fare un salto assolutamente nello shop in descrizione per felpe come soliti adesivi del BMW Drift Project e ovviamente quelli di Non Fotti con la Supra. La felpa di Natale quest'anno è una bomba atomica, dovete vederla. Come dico sempre, se vi piace quello che faccio, volete supportarmi, volete far parte di un gruppo segreto di Telegram, in descrizione Patreon, entrate, selezionate Entra in Famiglia, supportate il canale e farete parte dei 30 magici personaggi della famiglia di Passione Motori. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate di questo genere di video. Molto bene, andiamo a vedere il video di oggi e vediamo un po' che cosa andava buttato. Un po' prima di Natale torneranno i video. Suatata! Ok, la musica sotto ci sta, ovviamente. Questa era la prova della GT86, completamente originale. Non l'ho messa per diverse motivazioni. La macchina non mi è piaciuta particolarmente, ma non è quello il motivo. Bentornati in questo nuovo video qui sul canale Passione Motori. Come potete vedere ho dietro di me una GT86 e oggi faremo un test recensione un po' diverso dal solito, perché solitamente mettevo per esempio la camera interna che mi riprendeva, invece adesso li facciamo un pochettino più dinamici, ossia con la camera in fronte. Quindi adesso avete capito, questo era il primissimo video dove mettevo la camera in POV, che poi è diventata diciamo la normalità. Avevo fatto le riprese col drone, adesso qua le ho montate a merda giusto per farvele vedere, sarebbe venuto fuori un video figo. Il problema è che quel giorno faceva freddissimo e la macchina era per nulla divertente su quel tipo di strada, perché la strada era distrutta, dilaniata, c'era ghiaccio in alcuni punti e quindi non si poteva fare. In più, piccola cosa che non dovrei dire, quando io faccio i test voglio essere da solo in macchina per concentrarmi sulla macchina e il proprietario non ha voluto lasciarmela, quindi era nascosto dietro. Sei auto che non ho mai guidato in tutta la mia vita, cioè lo sto guidando adesso in questi primi metri insieme a voi. Abbiamo questo, esatto. 2000 benzina aspirato, un 2000 boxer con 200 che non fa sound, raga, c'è bella coppia sotto, internamente sì, bello lo stesso, fuori soffia, veramente bello. Ovviamente essendo un aspirato bisogna tirarlo un po' per incominciare a sentire la coppia. Certo, e i cavalli. C'è un aspirapolvere. Io vi porterò una prova di una GT86, ve la porterò, ma sarà modificata, perché secondo me questa macchina da originale è bella, ma non rende. Che incomincia a... infatti, su sto asfalto la macchina faceva così e quindi, sai, il divertimento... la macchina non è tua, hai il proprietario dietro nascosto, che fa squillare anche il telefono.
ok. Rifiuto. Beh, tanto poi dopo mettiamo giù, certo. Non è un problema. E dopo invece la faremo di nuovo risalendo. Sì, certo. La strada l'abbiamo rifatta risalendo, sì, ma tanto andare, c'è. Bisogna tenerla leggermente su di giri. Cioè, da originale il motore è morbido, molto morbido, silenzioso. Di bello ha il cambio e lo sterzo. Vai, sentiamola. E poi c'è, fa più sound. Fa più sound dentro che fuori. Vabbè. Qui invece un carissimo ragazzo, ma veramente carissimo, un pasticcere che aveva partecipato ad un notissimo programma in televisione, mi aveva invitato perché era mio fan e mi voleva fare tutte queste robe belle qua da vedere. Infatti lo ringrazio, grazie mille. Mi ha fatto sto semifreddo a forma di 500 che era buonissimo, buonissimo veramente. Siamo a casa di Aris. Cazzo, i capelli ho. lui è una star televisiva, ma non possiamo dirvi per 2 anni. Un anno. Per un anno non possiamo dirvi chi è. Tra un anno ve lo raccontiamo. Potrei quindi dirvelo, ma ho paura lo stesso, quindi non vi dico qual è il canale, la roba su cui andava. Vuoi guardare in camera? Se ti vede l'orecchino te lo morde. Sì, 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 basta che non mi caga sulla spalla, non è il problema, guarda, non è il pappagallo. Salve a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo... L'ho portato poi in Abarth per fargli fare il giro. Non c'era trazione anche qui perché faceva freddo, c'era l'acqua, il ghiaccio. Tenuta perfetta comunque. Sì, beh, a parte la prima che ha iniziato. L'audio faceva cagare. Ci dà fastidio. Eccolo. Ma proprio ragazzi, pedali. Lui si gasava coi botti, giustamente. Macchina ancora originale qua. Madonna, che bello. E niente, grazie mille Aris di tutto. Qui invece eravamo a Viterbo e io e Sin eravamo andati per un raduno. Un tipo mi fa questo BMW diesel: ti va di fare 2 traversi col mio BMW? Non aveva finito la frase, l'avevo già scavalato le chiavi e stavo driftando con Sinna. Eccolo come ci vedete lì dentro. Io e Sinna che driftavamo il suo BMW. Sì. Così, a cazzeggio, c'era questo raduno che avevamo organizzato, un bordello di gente, bellissimo. Ciao carissimi, siamo a bordo di una Skyline GTST, quindi RB25. Sinna è qua dietro con noi. Sto cagando addosso. Si sta cagando. Sinna che si cagava addosso mentre eravamo su questa RB25. Porca puttana. Perché non era una GTR, era una GTST, quindi non aveva l'RB26, ma aveva l'RB25. Senti la turbina. Madonna. Come sbuffava. Ma attenzione a quello che accade. Questa roba non sarebbe neanche da caricare su YouTube. Madonna. No, ti prego, me lo devi rifare. Qua me l'ero perso. Glielo faccio rifare. Cioè, la roba... Vai, intorno all'area Carrelli. Guardate cosa fa. Porca puttana. Anche perché... non essendo dotata del sistema attesa a 4 ruote motrici con 4 ruote sterzanti, è semplicemente una trazione posteriore, quindi drifti a bestia. Qui sapevo solo dire mado, perché non capivo niente. Tachimetro praticamente fino alla fine. È una scala. Senti che... Senti Sin. E niente, questo era... Abbiamo fatto tutto il giro lì a Viterbo, eccetera. Bellissimo, una compagnia bellissima. Vorrei veramente tornarci perché abbiamo conosciuto dei ragazzi che posso considerare quasi amici, veramente. Ho provato il GS, che poi vedrete uscire in un prossimo video. E niente, questa era la compagnia. Un weekend a dir poco fantastico, veramente.
Bellissimo. Molto bene, carissimo. Il video di oggi inizia qui. Dobbiamo provare il CBR. Ora cerchiamo di attraversare senza crepare. Quello era il CBR 600. Magari la chiave non bisogna infilarla dentro nel guanto. Non abbiamo mai guidato. Ecco, esatto. E soprattutto questa ha il cambio rovesciato. Bene. Porca. Ok, usiamo il cervello. No. Guardate quanto mi sta andando in merda il cervello per il cambio rovesciato. Tutto. Sei rovesciato? Oh mio. CBR 600 RR di Riccardo. Il tuo cambio rovesciato. Allora, è un po' kittata, come vedete lì c'è il contamarce. Problema di questo Mamma video qual era? Per scalare devo tirare su. Come vedete, lo avrete già notato. Inizia 15.000 giri. La GoPro non era settata. La moto è più o meno come l'R6 sul Super View. Quindi la visuale è stretta ed è uno schifo, perché si vede poca moto e poca strada, oppure tutta moto e niente strada, va che roba. Dopo peggiora pure. Qui avevo tentato una specie di pure sound mettendo il microfono nello zaino, ma si sente quasi meglio il microfono nel casco. Senti che roba. Cioè, oddio, no, però no, cioè, io fino adesso non no, in quella strada non puoi usarla. No, non puoi usarla. Cioè, a 13.000 esplode, a 8.000 inizia ad andare, ma a 13 esplode. Negli ultimi 2.000 giri diventa un mostro. Eh sì, esattamente. Io avevo provato questa moto per capire se era paragonabile all'R6. All'R6 nuova, anche se questa qui comunque non era nuovissima, no? L'R6, come vi avevo già raccontato, a 8.000 giri esplode veramente fino a 16.000 giri. Questa qua a 8.000 inizia a camminare e io pensavo che fosse quella la sua esplosione. E ho detto sì, va, però niente di che. Arrivi a 13 e da 13 a 15, cioè entri tipo in uno spazio interdimensionale dove vedi le cose che si muovono così e va fortissimo. Io ho tanti altri video da mostrarvi che andavano buttati, almeno così li sfruttiamo, ci facciamo due risate insieme e vi spiego un po' come mai, le situazioni, eccetera eccetera. Vi ricordo ancora di farmi sapere nei commenti che cosa ne pensate di questo genere di video. Fate un salto nello shop, soprattutto per Natale, perché stanno per uscire veramente delle robe atomiche. Sta uscendo la felpa di Natale e raga, il mystery box, due felpe, una t-shirt, due adesivi, un mix di roba che voi non sapete, dovete solo scegliere la taglia. C'è il super pasqualone di Passione Motorica. Grazie della visione, ragazzi. Noi come al solito ci vediamo al prossimo video qui sul canale Passione Motori. Bella! Per non perdervi altri video, mi raccomando, ricordatevi di premere il tasto iscriviti sul canale e, importantissima, la campanella per ricevere le notifiche. Miami.